Allora abbiamo a Cioccoland Yvonne Carbonaro col suo successo Il cibo racconta Napoli. E adesso faremo qualche domanda a Yvonne, che è un'autrice affermata, storica napoletana, esperta in oltre che di cibi, della storia della città. Ha scritto cose molto belle, per esempio sulle ville napoletane, sulle ville vesuviane, di ville napoletane, e adesso si impegna su questo titolo che si intona perfettamente con l'evento Cioccoland. Sentiamo dalla sua voce perché il cibo racconta Napoli. Io ho voluto scrivere Il cibo racconta Napoli perché secondo me l'alimentazione a Napoli è sempre stata una cosa molto legata alla cultura della città. Ai napoletani piacciono i propri cibi e nei secoli hanno elaborato delle pietanze particolari, divenute poi famose nel mondo. E Napoli è una città che tutto assorbe e tutto trasforma, e dunque tanti prodotti che sono giunti a Napoli attraverso i secoli, dal tempo dei Greci, dei Romani, e poi con le crociate, e poi con la scoperta dell'America, sono stati accolti in città e poi gradualmente sono entrati a far parte della nostra gastronomia, diventandone eccellenze. Un esempio per tutti, il pomodoro, che ci è giunto chiaramente dall'America, ma non è solo questo, sono tantissimi i prodotti che a Napoli sono diventati pregevoli, migliori che altrove, perché la fantasia, perché la cultura di questa città, perché la sua stratificazione storica ha fatto sì che tante cose fuse nella, grazie alla fantasia e alla creatività dei napoletani, siano diventati dei cibi eccezionali, non ultima la pizza. L'arte del pizzaiolo, come sappiamo, recentemente è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Io ho scritto questo libro che è stato pubblicato da Kairos alla fine del 2017, che ha avuto un grande riscontro e continua ad averlo. Non solo, ma questo libro è stato anche tradotto in inglese e sul mercato internazionale il libro è stato pubblicato su Amazon come ebook. Si chiama Food Tells the Story of Naples, il cibo racconta la storia di Napoli. Questo perché, diciamo, un titolo più esplicativo per un mercato più internazionale. E anche lì c'è un notevole riscontro. Poi la speranza è che lo si possa pubblicare anche in cartaceo in inglese. La edizione inglese online comprende una grandissima quantità di immagini, perché online le immagini sono importanti. Nel nostro libro anche ci sono immagini, alcune a colori sono molto esplicative di quello che si racconta. Il libro consta di vari capitoli, naturalmente. Io parto dalla storia dell'alimentazione, addirittura dalle origini, con gli Osci, i Sanniti, che erano le popolazioni italiche preromane che abitavano questo territorio, erano pastori e dunque l'alimentazione era quella data dai prodotti dell'agricoltura e soprattutto la pastorizia. Erano pastori, quindi formaggi e carne ovina. Ma con l'arrivo dei Greci della Magna Grecia, nella Magna Grecia abbiamo avuto l'olio, esisteva già la pianta d'olivo, ma l'olio, proprio la pianta da olio e la capacità di
ricavare olio dalle olive ci è venuto dalla Grecia, e così per quanto riguarda il vino. Ma i romani hanno avuto una varietà di alimentazione enorme, e la testimonianza più concreta ce l'abbiamo noi a Pompei. Pompei ci ha dato la dimostrazione di una varietà enorme di cibi che sono stati ritrovati, di prodotti, forme di pane carbonizzato, semenze, frutti, eccetera. D'altra parte, già Plinio il Vecchio, nella sua opera enorme, racconta di tutti quei prodotti che erano in uso sulla tavola romana, importantissimo, e sono tanti di quei prodotti, sono quelli che ancora oggi utilizziamo. Un altro momento importante, per esempio, della tavola al tempo dei romani a Napoli, e la cena di Trimalcione e di Petronio, che ci racconta appunto di questi eccessi alimentari addirittura. Ma il libro continua poi con il Medioevo e quelli che erano i pranzi, cioè il Medioevo in una prima fase naturalmente è stato un momento di grande povertà, e quindi ci si è rivolti ai prodotti, alle erbe spontanee dei campi, o all'uso di conservare prodotti ricavati dalla macellazione del maiale, il salvadanaio di casa, perché consentiva di conservare gli alimenti per lungo tempo. E poi a Napoli però in particolare abbiamo avuto le dominazioni angioina, aragonese, e quindi abbiamo avuto i prodotti e gli usi alimentari che ci hanno portato dalla Francia, per esempio il bianco mangiare, che è questa crema di mandorle, riso, latte, eccetera, che ora si fa poco, nasce addirittura in epoca angioina, in epoca francese. E in Sicilia ancora molto, molto utilizzata, molto preparata, e ancora nel periodo aragonese, che è il nostro rinascimento, gli aragonesi a corte facevano pranzi fastosi, soprattutto in occasione dei vari matrimoni delle figlie del re che venivano date in sposa ai regnanti del resto dell'Europa, per esempio Beatrice, la figlia di Ferrante, sposa il re d'Ungheria, Mattia Corvino, Bona Sforza, una nipote, sposerà il re di Polonia. Dunque queste principesse aragonesi rinascimentali molto colte porteranno nel resto dell'Europa la cultura napoletana, saranno ambasciatrici di questa cultura e anche delle abitudini alimentari, anche di certi prodotti. Pare che il cavolfiore, che è un prodotto che un ortaggio che veniva usato già dal tempo dei romani e che viene considerato dagli autori romani come particolarmente salutare, ecco, e sarà Bona Sforza a farlo conoscere in Europa, per dire, insomma. E poi passiamo al 600. Ecco, il 600, con la dominazione spagnola, è stato un periodo di grandi contrasti, e quindi da un lato la grande miseria della popolazione che veniva affamata, e la rivolta di Masaniello ci dà un'idea di quanto soffrissero i poveri per la mancanza di cibo, tant'è vero che Masaniello in quelle 10 giornate fa diminuire il prezzo della palata di pane e aumentarne il peso. Ucciso Masaniello, la palata di pane torna a essere quella di prima. Ma a contrasto di tanta, diciamo, disperazione e miseria popolare, c'era poi la sovrabbondanza sulle tavole dei ricchi, sulle tavole dei nobili, un eccesso addirittura di cibi. E ne abbiamo testimonianza da quelle meravigliose nature morte che ci sono a Capodimonte. A Capodimonte abbiamo le nature morte dei vari re, Ruopolo, eccetera, che hanno imparato a fare la natura morta dai fiamminghi, dai bodegones spagnoli, ma che ci
fotografano proprio una ricchezza alimentare, sono banchi ricchi di pesce o di carni o di frutta, di prodotti alimentari ammucchiati a dismisura. Ecco, e nel 600 abbiamo anche molti scrittori, perché nel fare questo lavoro io ho attinto molto dalla letteratura. La letteratura napoletana soprattutto, naturalmente, e nel 600 per esempio gli scrittori napoletani che scrivono in napoletano per una precisa presa di posizione anche politica sono tanti, per esempio Basile, Locunto di Licunti, Sgruttendio, Cortese, e sì, continuamente nei loro scritti, nei loro poemi, nelle loro testimonianze letterarie fanno riferimento al cibo in una maniera veramente esagerata. Per esempio, ecco, il banchetto di Cenerentola, no? Di la gatta Cenerentola. Cenerentola va al banchetto, al principe, e l'autore dice: ma c'era un mazzcatorio. Mazzcatorio è un pranzo nel napoletano del 600 dove si poteva mangiare un esercito formato, un intero esercito avrebbe potuto alimentarsi a quel banchetto. E poi descrizioni veramente lunghissime, molto articolate, molto barocche, sia dei cibi sia dei modi di apparecchiare. Il 700 è poi l'epoca borbonica, e i Borbone avevano anch'essi una grandissima cultura alimentare, e poi, come sappiamo, i Borbone con le loro regge tendevano a gareggiare con i regnanti di Francia e degli altri paesi dell'Europa, e la regina Maria Carolina, che gareggiava sempre con la sorella Maria Antonietta, regina di Francia, per ottenere che a tavola si avessero cibi molto raffinati ed elaborati, degni di una corte, chiama dei cuochi francesi, i monsieur, che a Napoli diventano i monsù. E questi monsù erano cuochi che cucinavano alla francese, inizialmente francesi, poi crearono una scuola a Napoli, quindi i monsù erano cuochi napoletani che cucinavano alla francese. Alcuni di essi diventarono famosissimi, le più grandi case aristocratiche della città avevano a servizio un loro cuoco, un loro monsù, quelli che oggi sono gli chef, allora erano i monsù. E esistono piatti della cucina aristocratica napoletana veramente molto interessanti, elaborati e scenografici. Ma non esistevano a Napoli, non sono esistiti solo i piatti dei nobili, tutt'altro, quelli erano la minoranza. Esistevano i piatti della gente comune, della povera gente, che riusciva, a mettendo insieme il meglio dei prodotti della terra, anche prodotti poveri, creavano piatti poveri ma di un sapore particolare, di un grande gusto. Ecco, questa è la caratteristica napoletana, questo connubio plebe nobiltà, poveri ricchi, e quindi piatti poveri e piatti estremamente elaborati e ricchi. E tutto questo ci è rimasto, e io ho fatto anche oltre che prendere dalle fonti letterarie, come ho detto, mi sono preoccupata di passare in rassegna i ricettari, a partire dal ricettario romano di Apicio, che è celeberrimo, ma anche poi ho scovato una serie di ricettari medievali. Parlo sempre dell'ambito napoletano, non di tutta l'Italia. Quindi in ambito napoletano, ricettari napoletani, ricettari ancora del 600, ricettari del 700, il più celebre possiamo dire poi
il ricettario di Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino. Ippolito Cavalcanti scrisse questo ricettario bellissimo alla corte nella ultima fase del regno borbonico e ne furono fatte varie edizioni, 7 addirittura. Questo ricettario è interessantissimo e porta anche un appendice in napoletano, perché lui aveva scritto in italiano, però poi ha fatto un appendice in napoletano che si chiama La cucina casarinola, ed è divertente ed è veramente anche illuminante. Addirittura Cavalcanti ci porta l'elenco delle pietanze, dei menù dei giorni di festa, cioè che cosa a Napoli si mangiava la vigilia di Natale. I piatti di magro li elenca e propone le ricette, e guarda caso sono quasi più o meno gli stessi che noi siamo soliti preparare la vigilia. Non so, i piatti di pesce, le vongole, il capitone, ancora la insalata di rinforzo, che è una peculiarità tutta napoletana, che nessuno sa fuori Napoli che cosa mai sia questa insalata di rinforzo. Il nome ci dice che serviva per coloro che non riuscivano ad allestire un menù molto ricco, a rinforzare il pranzo, ma in realtà, diciamo, è un'ulteriore pietanza che si aggiunge alle tante. E poi i dolci, e poi ancora che cosa, sempre Cavalcanti, stiamo parlando della metà dell'Ottocento, ci descrive il pranzo di Natale, molto simile a quello che facciamo ancora, o il pranzo di Pasqua con l'agnello, eccetera, la pastiera. Ecco, la pastiera una volta si faceva solo a Pasqua, adesso l'abbiamo tutto l'anno, ma la pastiera è forse in assoluto il dolce più antico. Era probabilmente, essendo di grano e ricotta, un dolce che veniva offerto alla dea Cerere all'inizio della primavera, e che appunto la tradizione ci ha fatto ancora conservare e perpetuare, ed è diventata uno dei piatti e dei dolci più amati non solo dai napoletani, ma da tutta l'Italia, che oggi cerca la pastiera come il babà, eccetera. Ma quindi l'ultimo capitolo del mio libro riguarda ciò che è rimasto della tradizione, di questa tradizione lunghissima, perché è antichissima, perché dopo Cavalcanti, questo libro celeberrimo, questo ricettario celeberrimo, per 100 anni nessuno si è occupato più di scrivere ricettari. Soltanto nella metà del Novecento, intorno al 1950-60, una signora che si chiama Carola Francesconi ha scritto un libro di cucina. Un libro di cucina veramente interessante, perché lei ha ripreso le ricette di 100 anni prima di Cavalcanti e del Corrado, un altro importante ricettario, le ha riproposte insieme a ricette raccolte nelle famiglie. Perché a Napoli è successa una cosa, un po' dovunque, però a Napoli in particolare, c'è stata la continuità della trasmissione delle ricette, dei modi di mangiare da madre in figlia attraverso le generazioni. Quindi il cibo a Napoli rappresenta anche un legame affettivo tra generazioni, perché ognuno, quando prepara un piatto, ricorda il piatto della mamma, della nonna, la cucina di mamma, e volontariamente o involontariamente trasmette ai propri figli queste abitudini. Così che, sebbene nella maggior parte del mondo il cibo sia diventato molto fast food, molto veloce, molto, diciamo, cibo un po' industriale, hamburger e cose del genere, però io mi rendo conto che invece a Napoli i giovani ritornano, anche i nostri ragazzi ritornano alle ricette di casa, a quelle che hanno appreso, a quelle che hanno mangiato da bambini, e ripeto, il legame affettivo è molto forte attraverso il cibo nelle generazioni. Io mi sono rifatta anche
alle canzoni napoletane, perché molte canzoni napoletane parlano di cibo ed è una cosa bellissima. È capitato talvolta in alcune presentazioni del mio libro, nelle librerie o al Gambrinus, che i miei amici musicisti sono venuti, hanno suonato e cantato canzoni tipo Che bello caffè, oppure A pizza e tu li va pizza, oppure insomma, a partire addirittura dalle villanelle, ci sono dalle villanelle del Cinquecento, troviamo testimonianza del collegamento col cibo. Cioè nelle villanelle spesso e volentieri si parla della donna, della fanciulla amata, paragonandola a un pierz caprutur, cioè una pesca dolce che sta lì per aprirsi, a delle ciliegie, alla dolcezza delle fragole e così via. Quindi il legame con il cibo per il napoletano è sempre stato un collegamento fortissimo. Ora qui siamo in un posto pieno di cioccolata. Allora, in italiano si può dire cioccolata o cioccolato, sono sinonimi. In realtà però noi nel linguaggio corrente diciamo cioccolata, soprattutto in napoletana cioccolata. Però diciamo che cioccolata si dovrebbe intendere quella, la bevanda, e cioccolato quello che è stato a tavolette o a cioccolatini. Bene. L'arrivo della del cacao risale alla scoperta dell'America. È stato Cristoforo Colombo a portare i primi semi della pianta del frutto del cioccolato, del cacao, anzi del frutto del cacao, ai re di Spagna. E come omaggio, ma al momento non fu particolarmente capito questo dono e la possibilità di utilizzo e di sfruttamento. Ma piano piano nel 600 il cacao cominciò a diffondersi. Ora, in America, nell'America precolombiana, soprattutto dei Maya, quindi ancora precedenti all'epoca colombiana, perché i Maya sono una civiltà che è andata decadendo prima ancora che arrivasse Colombo. Per i Maya il cacao, la polvere di cacao diluita con acqua e poi addizionata di peperoncino piccante e di vaniglia, era considerata la bevanda degli dei e era quasi un cerimoniale che i sacerdoti portavano avanti bevendo questa bevanda schiumosa e piccante di cioccolato e per offrirla alle divinità. Questo si perpetuò anche presso gli Aztechi. Ma i monaci, nell'epoca della colonizzazione della Spagna, vuole parlare? Diceva se gli ingredienti sono genuini come quelli delle mamme. Ci dobbiamo adattare, che ci possiamo fare? No, è importante, dovrebbe essere nostra cura cercare di conservare la genuinità dei prodotti, di preservarla, di non abbandonarsi all'acquisto di prodotti troppo commerciali, di grani per esempio manipolati dalle grandi multinazionali e tutte queste, e lo sappiamo, però sta al consumatore essere molto vigile. Noi ci siamo fatti un po' accecare dal consumismo, dalla possibilità di acquistare nei supermercati qualunque cosa. Ora ci stanno insegnando ad aprire gli occhi, a leggere le etichette, a controllare le provenienze, la filiera. E questo dipende da noi. I prodotti non sono più gli stessi se noi ci facciamo
vendere qualunque cosa. Se invece abbiamo la intelligenza e la capacità di acquistare prodotti genuini, e si può fare, costano di più, bisogna stare molto attenti, però si può fare. Può darsi che riusciamo a averla, avere noi consumatori, noi cittadini, la meglio sulle grandi industrie che tendono ad avvelenarci. Allora tornava alla cioccolata, al cioccolato. Dicevo, il cacao dunque giunge in Europa e gradualmente viene apprezzato. Addirittura devo dire, prima in Spagna naturalmente, ma nel 1600, come sappiamo, la Spagna è sotto la dominazione, cioè Napoli è sotto la dominazione spagnola. Sì, e allora noi troviamo addirittura in un ricettario di un certo Antonio Latini, che scrisse un grandissimo, importantissimo ricettario a Napoli. Lui era umbro, però visse a Napoli a seguito di un gran signore e scrisse lo scalco alla moderna. E lo scalco significa il cuoco, tanto per capirci. Il capo dei cuochi alla moderna, cioè delle ricette che secondo lui erano moderne, erano, e tra queste troviamo a pagina 182 del ricettario originale, che è bellissimo, è un libro del 1600, al trattato ventesimo, che sarebbe il capitolo 20, la sorbetta di cioccolata. Cioè sarebbe il sorbetto di cioccolata, che c'è da distinguere sorbetto da gelato. Il sorbetto è senza latte, senza uova. Il gelato, che poi sarà quello addizionato di crema, praticamente, di uova e latte. Quindi il sorbetto solitamente è di frutta. Però Antonio Latini inventa questo sorbetto di cioccolata e dice: a fare cioccolata, a fare sorbetta di cioccolata, detta scomiglia, perché faceva la schiuma, per 10 giarre le darai dosa di dosa 2 libbre di cioccolata, 2 libbre di zucchero, 12 libbre di neve, di ghiaccio, e 3 libbre di sale. Il sale serviva a mantenere il ghiaccio, se no si scioglieva, non c'erano i frigoriferi. Si dovrà rimestare bene e fare la schiuma, servendola quando sarà agghiacciata. Ora, come facevano il gelato una volta? Oggi ci sono le gelatiere, eccetera, eccetera, i frigoriferi. Una volta tutto ciò non c'era, allora c'erano le neviere. Le neviere erano dei giacimenti di neve che veniva accumulata dopo la nevicata, veniva accumulata in montagna. Questo cominciò, lo fecero gli arabi inizialmente in Sicilia, sotto l'Etna, e questo uso passò anche in Campania. Quindi nelle neviere della zona del Faito, sopra Castellammare di Stabia, quelle parti lì, erano nei boschi, facevano dei fossi, accumulavano, li ricoprivano di foglie, accumulavano neve pulita, la pressavano, la ricoprivano di foglie e diventava questa la grande riserva di neve a cui potevano attingere i napoletani. Nell'Ottocento addirittura si arriva ad un commercio della neve, che è una cosa importantissima. I viaggiatori stranieri che venivano a Napoli per il Grand Tour non si capacitavano di come questi napoletani non potessero fare a meno della neve, perché dovevano bere il vino e le bevande assolutamente ghiacciate, e quindi c'era un commercio floridissimo di questo ghiaccio, di questa neve che veniva dalla zona del Faito, da tutte le zone montane dove era stata accumulata. E quindi questo era il modo antico di fare la sorbetta o le sorbette. Abbiamo visto quella di cioccolata, ma il cioccolato, quindi questo cacao è il nome originario quasi
degli Aztechi. E Chocol invece era il nome della bevanda, e gli spagnoli preferirono chiamarlo Chocol o cioccolate, perché cacao non gli piaceva, gli sembrava un po' cacofonico, e quindi lo chiamarono cioccolato. Napoli ha assorbito molte cose, quindi molte usanze, e ha inserito il cioccolato in molte preparazioni, a parte la caprese, che è relativamente, diciamo, recente, ma ci sono gli antichi dolci natalizi, per esempio i mostaccioli sono coperti di cioccolata, c'è cioccolata un po' in vari dolci. E poi c'è quella cosa bellissima che sono i cioccolatini. A questo punto io desidero leggervi una breve dei versi di un amico, se li trovo. Ah, un altro dolce importante napoletano è il ministeriale. Il ministeriale pare che Scaturchio lo inventò per fare omaggio ad una sciantosa di cui era innamorato. Quindi c'è sempre dietro ai cibi, dietro ai dolci, dietro una serie di leggende, una serie di racconti romantici piacevoli ad ascoltare. E lasciatemi leggere questa poesia, devo trovarla, un momento. Sì, prego. Esatto, intrattengo. Allora, Yvonne Carbonaro, oltre che una bravissima scrittrice, come avete visto, ha un eloquio particolarmente efficace. Lei viene un po' dalla suo background di insegnante, ma anche da un talento naturale. E poi dal teatro, è vero, anche dal teatro. E, tra l'altro, leva avanti ovviamente con la sua produzione letteraria, ed è in corso, in uscita, un libro stupendo sulla storia del padre, che si chiama Scelse la libertà, e che poi troverete tra poco nelle librerie. Diciamo soltanto che è un gran libro che unisce una fortissima carica emotiva ad eventi storici molto importanti che vanno a cavallo tra la guerra del pedofascismo, esatto, soprattutto la guerra in Spagna. Va bene, questo è il seguito, mentre Yvonne ci continua a parlare del cibo di Napoli. Grazie, vabbè, visto che si è aperta questa parentesi, il libro Scelse la libertà, la storia straordinaria di un eroico antifascista, verrà presentato il 5 novembre alla libreria Vitanova a Viale Gramsci, e il 16 novembre, sempre di pomeriggio, alla libreria Raffaello qui al Vomero, a Via Kerbacher. Se venite mi farà piacere. Torniamo alla cioccolata. Vabbè, e poi non dimentichiamo che una volta a Napoli, ora è proibito, ma si faceva il sanguinaccio unendo cioccolata e sangue di maiale. È stato poi proibito l'uso del sangue di maiale, però io me lo ricordo il sanguinaccio di sangue di maiale e cioccolata. Qualcuno di voi lo ricorda? Fino a forse 20, forse fino 20-30 anni fa, poi fu proibito la vendita, fu proibita la vendita. Per la salmonella, esatto. E da allora è diventata una crema di cioccolata un po' anonima, insomma. Certo, ha conservato solo il nome. Poi un'altra cosa volevo dire, che a Napoli esistono grandi cioccolaterie, e siccome però la lavorazione della cioccolata in cioccolatini, in barrette, eccetera, forse è arrivata a Napoli, è partita, diciamo, dalla Svizzera, dal Belgio. Belgio e Svizzera sono paesi in cui la cioccolata viene lavorata in molti modi. E Napoli, forse una delle prime cioccolaterie, è stata Gaiodin o Gaioden, a seconda se si voglia leggere alla francese. Voilà. Quindi, ed erano svizzeri, si chiamavano Isidoro Oden e Onorina Gai,
questi due signori, erano una coppia, vennero a Napoli e crearono la prima cioccolateria, cioè impararono a cominciarono a lavorare la cioccolata e a fare quei prodotti particolarissimi e indimenticabili come la foresta di cioccolata e tanti prodotti tipici Gaiodin. Ma poi da lì ne sono nati tanti. Basta girare oggi per queste strade che veramente ci sono produttori di cioccolata che vengono dalla Sicilia, quello di Modica è famosissimo. Famosissimo il cioccolato di Modica perché è diverso da tutti gli altri. È lavorato ancora come con il sistema degli indios americani. Cioè i semi di cioccolata sono macinati con il metate, cioè è uno strumento a mano e poi lasciati molto grezzi. Perché come dicevo la cioccolata dai monaci fu modificata rispetto a quella bevanda col peperoncino, fu addizionata di molto zucchero, tolsero il peperoncino, misero lo zucchero, la cannella o la vaniglia e quindi è diventato più o meno il cioccolato che conosciamo noi. E poi c'è quella ricchissima produzione di cioccolatini. I cioccolatini ci accompagnano, ci stuzzicano la gola in ogni momento. È difficile, è vero, resistere alla tentazione di un cioccolatino. Però rifacendo al discorso che ho fatto prima dell'affettività legata al cibo, ecco, c'è un amico poeta napoletano, un mio amico ma amico di tutti, è un famoso poeta napoletano che si chiama Claudio Pennino, il quale ha scritto dei versi sui cioccolatini. Se permettete ve li leggo, sono pochi versi. Prima da nuvaso una carezza, cacciavo cartuccelle e cioccolate, e chi li vase crema mantecata, erano più azzeccuse e saporite, a bocca profumata e cioccolata, faceva e vase nostra più addolcita. Tanto camò, mezza cioccolatina, ma fa tornare guagliona nata vota. Ecco, questo è un ricordo della sua fanciullezza. Grazie. Adesso, se mi volete fare delle domande, fate voi, grazie. Grazie, io mi scuso, dovevo arrivare qualche minuto fa perché mi avevano coinvolto per essere con voi, però sono venuto, sono il giornalista, solo che sono venuto dall'altra parte, quindi ho perso qualche minuto, però questi minuti li ho guadagnati perché poi mi sono letto un po' tutto quello che racconta, perché mi piaceva questa storia del cibo a Napoli raccontato poi attraverso la storia, insomma, perché poi ho avuto anch'io, ecco, l'opportunità di conoscere questa famiglia di Gaiodin, che però adesso si chiamano Miglietta, no? I proprietari attuali che hanno rilevato questo storico marchio, ed è importante questo proprio per conservare una tradizione, perché poi al di là del nome, ecco, che non è sicuramente napoletano, esatto, diciamo che però è diventato un marchio molto legato a questa città, come ce ne sono tanti altri e come invece altri ne abbiamo persi poi nel corso degli anni, sui dolci soprattutto, fortunatamente però alcuni, soprattutto mi riferisco alle pasticcerie, anche se sono subentrati a discorsi che sono finiti, esatto, Cafliscio, ma lo stesso Carraturo e poi anche altri che hanno un po' scritto storie importanti, per cui un libro così racconta sì tante cose buone, ma soprattutto preserva una memoria, e questo secondo me è la cosa più importante. Come abbiamo ereditato tante altre cose, mi permetto di fare un parallelo, perché io poi le prime cose vere, come credo lei, come credo voi, le ho lette proprio nel ventre di Napoli, no? Dove Matilde Serao dedicava un capitolo che per quei tempi, diciamo, era impensabile dedicare letteratura, dedicare poesia o scrittura a cose come potevano essere volgari come il cibo, e lì insomma c'è veramente un bel disegno, per cui io credo, ecco, volevo chiedere proprio questo, insomma, ho letto di più fonti di ispirazioni, però chiaramente nella mia sinossi era un pochino generico, vorrei saperne qualcosa di più su questi fonti, su queste fonti, diciamo, ecco, un giornalista, anche se lei, ho letto, è anche giornalista, non dovrebbe rivelare le fonti, però visto che siamo, no, vabbè,
voleva essere una battuta, chiaramente, perché secondo me c'è tanto da leggere proprio in questa direzione, c'è tanto soprattutto da tramandare, perché io conosco la storia del sanguinaccio, però sicuramente mi dimenticherò di tramandarla, ho già dimenticato a mio figlio, per cui magari come tanti altri papà o tante altre mamme queste cose vanno a finire, così come stanno andando a finire le ricette, perché poi le mogli di oggi, le donne di oggi, magari, come dico io, c'è un termine napoletano che rende bene l'idea, di arronzano un po' quando devono cucinare, per cui fortunatamente, per cui quelle che stanno a girare 9-10 ore in ragù, ma dove stanno più? Devo dire che c'è una riscoperta di cibi tradizionali, anzi c'è quasi una gara poi tra gli chef e anche tra i giovani, perché ho detto prima, non so se lei era già qui, che in fondo, essendoci questa abitudine molto meridionale, molto napoletana, di tramandare ricette di madre in figlia e in figlio, oggi i giovani cercano le antiche ricette, cercano di recuperarle. Il signore faceva l'obiezione sulla genuinità attuale dei prodotti, e questo poi, ripeto, è relativo, sta a noi saper cercare quei prodotti più ancora genuini e autentici. Mi chiedeva delle fonti. Allora, le fonti sono fondamentalmente letterarie, io sono laureata in lettere, quindi la letteratura è il mio pane quotidiano insieme alla storia. E le fonti per i romani sono Plinio, chiaramente, Plinio il Vecchio, e il ricettario di Apicio e Petronio, nella cena di Trimalcione. Per il Medioevo, i ricettari medievali, alcuni sono anonimi, e per quanto riguarda poi il 600 abbiamo gli scrittori Cortese, Sgruttendio, Velardiniello, ancora prima Cendana Rete, che fa quella bellissimo elenco di cibi con la nostalgia di com'era Napoli 100 anni prima, perché lui dice: allora fust Napoli corona quando regnava Casa d'Aragona. Ormai Casa d'Aragona non c'era più e lui era un nostalgico, però raccontava che in 100 anni Rete racconta che prima tutto la vita era più facile, i cibi erano più buoni, c'è sempre. È un topos quella della nostalgia del passato negli autori tante volte. Ma nel 600 appunto Locunto di Licunti è pieno di descrizioni di cibo, e così per esempio la taverna del Cerriglio, perché poi c'erano tante taverne a Napoli che proponevano cibi incredibili. Le testimonianze letterarie sono tantissime, fino ad arrivare ai contemporanei, dalla Maria Ursini Natale, che scrive quel libro bellissimo che si chiama Francesca Annunziata, che descrive la lavorazione della pasta, ma anche tanti ortaggi cucinati che venivano serviti nei banchetti di casa. Ma poi c'è Rea, per esempio, che ha scritto tanto sul cibo, ma anche Compagnone, insomma anche i contemporanei hanno scritto molto, e veramente, e le canzoni, ripeto, quindi letteratura e canzoni hanno mantenuto un fil rouge di continuità per quanto riguarda la tradizione dei cibi, e poi i ricettari antichi. Allora, secondo me ci sono due discorsi. Certamente la genuinità di prima era fondamentale. I cibi sono stati modificati, geneticamente modificati. I grani sono stati dalle multinazionali addizionati di glutine, e quindi è aumentata la celiachia. Questo ormai è incontrovertibile. Forse i cibi una volta erano più genuini, magari erano meno controllati, perché c'era meno igiene anche nella lavorazione del pane, assolutamente non c'era tanta igiene, il fuoco salvava tutto e bruciava, però il prodotto era genuino. Oggi come oggi i prodotti sono un po' troppo manipolati, ripeto, addirittura
ho letto un articolo recentemente da Caponara La Pelle, diceva che la comunità europea vorrebbe, e spero che questo non avvenga mai, impedire la coltivazione di semenze non controllate a livello governativo, il che significherebbe impedire anche al contadino la possibilità di conservare e di fare sperimentazioni, come hanno sempre fatto del resto. Noi come siamo arrivati a avere quei pomodori particolarissimi, dal San Marzano a quello del Piennolo ai pomodori Sorrento eccetera, parlando solo della nostra regione? Grazie ai contadini che per generazione hanno conservato i semi, hanno tentato modifiche, hanno, fino ad ottenere il prodotto per loro, secondo loro, migliore. Quando questo non sarà più permesso, saremo tutti costretti ad essere, diciamo, dipendenti unicamente dalle sementi della Monsanto, Bayer, eccetera, eccetera, il che dovrebbe non essere. Volevo aggiungere una cosa, una domanda. Visto che parliamo di storia, poi io passo. È vero che, attenzione, è vero che nell'Interland partenopeo c'era una produzione ricchissima di frutta e verdura che veniva poi portata al mercato centrale, e che tutto sommato questo elemento storico in qualche maniera è rimasto, nonostante la cattiva poi gestione dei territori intorno alla città. Tutto sommato possiamo dire che la qualità delle verdure e dei frutti napoletani era superiore a quello di altre terre, e questo un po' nel libro esce fuori. Certamente il territorio della Campania, insomma dei dintorni di Napoli, è sempre stato un territorio particolarmente fertile, perché era un territorio vulcanico tra le altre cose, e quindi ha consentito la produzione di prodotti di eccellenza. Il problema negli ultimi tempi poi sono state la terra dei fuochi, l'avvelenamento dei territori con i residui tossici sotterrati eccetera. Questo non solo ci ha danneggiato l'immagine dell'agricoltura nostra, ma ha anche messo veramente a rischio, forse in alcune zone, la salute delle persone. Questo purtroppo si chiamano agromafie, che hanno imperversato le agromafie e nei mercati, perché all'epoca, anticamente, al tempo di Pasqualone Nola, non so se ricordate il film La Sfida, taglieggiavano, è vero, i contadini e i commercianti lì nei mercati ortofrutticoli, ma poi purtroppo le agromafie hanno fatto di peggio, intossicando i terreni tante volte, ahimè. È proprio vero, perché quando ogni anno l'Eurispes poi ci consegna i rapporti, e uno di questi rapporti riguarda proprio le agromafie. Diciamo che la Campania non se n'è passata bene per molti anni, perché abbiamo avuto questo problema della terra dei fuochi, che fortunatamente, lo dico a me stesso per ricordarlo, è stato più un danno di immagine che non fortunatamente proprio di impatto sul suolo, perché è stato consumato chiaramente del suolo, però fortunatamente si tratta soltanto di un 3%, ma in una zona che ha sì vocazione agricola, ma fortunatamente però, ecco, non ha l'incidenza che ha poi il resto della regione Campania. Una regione che, una piccola parentesi politica, continua a non avere un assessore all'agricoltura, e per una regione a vocazione agricola è chiaramente un forte problema, perché insomma si va avanti un pochino a tentativi. Però io partirei sempre da quella genuinità dei prodotti, perché è chiaro, l'ortofrutta dell'Ottocento, il pesce pescato nell'Ottocento, non aveva, anzi fortunatamente, problemi di mercurio, problemi di inquinamenti, metalli pesanti. Oggi hanno pescato, e non più di una settimana fa, un delfino con 32
chili di plastica nello stomaco. Questo poverino è morto, gli hanno fatto un'autopsia per capire che cosa era accaduto e gli hanno trovato 32 chili di plastica. E allora dove stiamo andando? Bisogna, ecco, per un certo senso è un bene che si sta tornando indietro verso questa genuinità che l'avevamo perso, brava, con la globalizzazione. Però lei prima diceva che l'Europa ci sta imponendo questi semi, come il San Marzano, ecco. Ma l'Europa se ne parla, però quello che fa davvero, e fortunatamente l'Italia riesce ancora a tenersene fuori, è il formaggio fatto con le polverine. Immaginate l'Italia, noi abbiamo una grande tradizione nazionale con il più grande formaggio che è il Grana Padano, poi abbiamo il Parmigiano Reggiano, ma pensate alla nostra regione Campania che ha due formaggi importantissimi, uno fresco, e lo sappiamo tutti, la mozzarella di bufala campana DOP, uno stagionato come il provolone del Monaco DOP, quindi due grandi eccellenze che aggrediscono i mercati, che costano anche un po' quando lo andiamo a comprare. Ma ve li immaginiamo questi formaggi fatti con la polverina? Quindi fortunatamente contiamo ancora qualcosa in Europa e ci siamo noi, l'Italia, i nostri politici quando hanno un pochino ancora di ragione si sono opposti e ci siamo riusciti. Però su questi semi che già si sta orientando verso questo senso, quindi la globalizzazione dove ci sta portando? Ci sta portando verso un discorso che a me, come penso a lei, non sta bene, perché a noi piace mangiare, come chiaramente il libro della dottoressa Yvonne ci racconta. A noi piace mangiare così, non ci piace certo mangiare il formaggio fatto con la polverino, il San Marzano che se le sono inventati in Olanda e poi ce lo mandano in Italia e lo chiamano San Marzano, e poi quando andiamo in Germania ci troviamo il parmesan, a Napoli si chiama il pezzotto, ci troviamo sto pezzotto a fianco al parmigiano reggiano. Quindi io dico, perciò dico, ritornando al libro, è importante conservare questa memoria, ma è importante soprattutto trasmetterla ai giovani che poi ci devono andare a rappresentare. Perché questo è importante, in Europa possono proporre qualunque cosa, chi ha più, nei vari paesi europei, chi ha più forza cerca di imporre i propri prodotti, il proprio modo di prepararli. Per esempio c'è stato anche il problema una volta, ricordo, della cioccolata. La nostra cioccolata contiene burro di cacao, è originale, eccetera. Invece volevano, diciamo, creare un disciplinare che fosse molto più aperto anche ad una serie di adulterazioni, possiamo dire. E la cosa importante è che chi ci rappresenta in Europa, gli italiani, i politici che ci rappresentano in Europa, abbiano a cuore veramente le sorti dell'agricoltura e del cibo italiano, che ci vadano, perché molti sono stati assenteisti purtroppo, quindi che partecipino in piena consapevolezza, che si preparino sugli argomenti, perché l'Italia è piccola, non ha queste grandi, insomma, ha una produzione industriale sì, però è di trasformazione naturalmente, perché i prodotti, le materie prime non ci sono, e una delle più grandi nostre industrie è quella della trasformazione dei prodotti agricoli in alimenti, che ci fa fare la mozzarella, il provolone del Monaco e tutte le meravigliose cose che abbiamo. Ma vanno queste cose tutelate nella loro integrità, nella loro preparazione originaria, non modificate e trasformate. Anche per esempio nelle ricette quotidiane c'è la tendenza ora a fare la cucina fusion. La cucina fusion è una mesca francesca di elementi di varie parti del mondo. Non voglio essere, diciamo, troppo severa e tradizionalista, però io penso che è preferibile mangiare un piatto cinese com'è, un piatto francese com'è, un piatto italiano com'è. Tutte queste fusion, queste mescolanze tante volte inattendibili, imprevedibili, strane, che fanno gli chef per crearsi una certa fama, sono improbabili. Eh beh, io anche in questo a volte sono impopolare, sorridevo perché ieri sera mi hanno invitato degli amici ad assaggiare una pizza particolare. Era la nostra pizza fatta con
la picagna brasiliana da un maestro del sushi. Quindi diciamo era una fusion maha fra Sud America, Oriente e la pizza napoletana, insomma. Quindi diciamo che spesso mi è capitato, e quest'anno in maniera particolare, di partecipare, perché poi, come sapete, ogni palazzo, ogni condominio, ogni quartiere ha il suo campionato del mondo della pizza, diciamo, quindi non è una cosa così. Campionato del mondo o non si fanno, quindi, però in ogni quartiere ce n'è uno, per cui tutti i nostri pizzaioli sono tutti campioni del mondo e io sono felice di questo. E allora quest'anno ho provato, fatto però, ecco, era un mondiale dove veramente c'era gente da tutto il mondo, una bella pizza con prosciutto e mozzarella, prosciutto e melone, c'era il melone bianco e la mozzarella. Ho provato altre cose, dove la famosa pizza con l'ananas, che io l'ho provata, la pizza con l'ananas, ma non l'ho provata a Napoli, l'ho provata a Copenaghen, per cui c'era quella cosa lì, vedi, pineapple sulla pizza, disse no, la devo provare, innanzitutto per capire come facevano la pizza da Copenaghen, che volete che vi dica, era una schifezza, però ovviamente me la sono andata a cercare, perché se vai a Copenaghen e ti vai a mangiare la pizza e te la mangi pure salsa e ananas, insomma potete immaginare che il gusto non era proprio dei migliori. Però su questa la rivisitazione e la scomposizione dei piatti che stanno tanto caro, no, ai nostri stellati, perché oggi purtroppo se girate in televisione, cambiate i canali, sui canali qui della regione Campania vedete, si parla solo del Napoli, quindi basta che vince il Napoli, fanno solo trasmissioni che parla del Napoli, sui canali nazionali troviamo, si cucina soltanto, quindi la prova del cuoco, 4 ristoranti, 4 salumerie, 4 eccetera, e quindi a 4 a 4 si parla soltanto di questi temi. Però quando voi andate a scomporre piatti della tradizione, come la pastiera scomposta, la millefoglie scomposta, la parmigiana senza melenzane, francamente va bene se stiamo giocando e se stiamo facendo una trasmissione televisiva, ma quando siamo a casa non è meglio una bella parmigiana? Decisamente. Allora, premesso che non si deve essere troppo legati al passato e che ogni forma di sperimentazione naturalmente deve avere il suo spazio, d'altra parte tanti nostri piatti del passato hanno avuto delle rivisitazioni, delle modifiche, perché si sono adeguati ai prodotti, alle esigenze, per dire non si usa quasi più lo strutto, che una volta la sugna si metteva, si usava per cucinare, ora è quasi abolita, però forse a torto. Però premesso che la tradizione è importante, che comunque la sperimentazione anche aiuta ad andare avanti eccetera, poi ci sono le esagerazioni. E in merito alla pastiera scomposta, una volta in un ristorante importante qui in città, un'amica americana che si intende abbastanza di cibo napoletano voleva provare le varie cose, dice, fammi provare la pastiera, desidero, ordiniamo la pastiera, e la signora, il maître che serviva a tavola, dice sì, ma la pastiera scomposta. E giustamente l'americana dice, che vuol dire scomposta? Adesso vedrà, ci portano una coppa in cui ci stava la ricotta, un poco di pasta frolla, dice la pastiera scomposta. La signora americana è rimasta molto delusa, molto delusa. Ecco, queste certe cose sarebbero da evitare. Prego. Innanzitutto mi complimento col giovane collega, io sono il decano dei giornalisti della Campania, non ti conosco, ti vedo per la prima volta. Benissimo, mi fa piacere, un giovane leone, un leone che ha dato un contributo validissimo alla discussione. Voglio fare solo una precisazione. Napoli era il regno delle due Sicilie, aveva come capitale Napoli, e quindi quando noi parliamo della cucina napoletana dobbiamo tenere conto anche delle regioni limitrofe alla Campania. Allora mi pare di evidenziare che oggi, anche se certi cibi non hanno l'affermazione del passato, sono però legati alle sagre,
la sagra del fagiolo, la sagra del fungo, la sagra. Esistono queste sagre che inneggiano all'arte culinaria, non, al di là di quella che può essere una tradizione particolare di quel paese, di quella cittadina del meridione, di fatto privilegiano l'aspetto culinario. Tanto è vero, noi siamo attratti per poter mangiare qualcosa che a casa non abbiamo il tempo di cucinare. Ebbene, quindi ritengo che il cibo si debba considerare non perduto in queste sacre. Le sacre sono una componente non solo di richiamo turistico, ma anche economico. E guarda caso fanno capo proprio a Napoli, a quella Napoli che nel passato, con i Borboni in particolare, era la capitale di un grande regno, il Regno delle Due Sicilie. Infatti, in merito a questo volevo dire che appunto io nel libro, cioè io ho scritto Il cibo racconta Napoli, ma proprio perché Napoli capitale di un regno e dunque il luogo dove afferivano tutti i prodotti delle zone limitrofe, ma non solo, anche di tutte le regioni meridionali che facevano parte del regno. Quindi, e poi faccio anche un riferimento ai cibi di ancora che si preparano ancora nelle campagne, nell'Avellinese, nelle isole, cibi caratteristici di quelle regioni. Certo, le sagre tendono a valorizzare i prodotti del territorio, dello specifico territorio, ed è importante. E un'altra cosa molto importante sono i vini, non c'è stato il tempo di parlarne, ma i vini campani sono... No, e mi sembrava che ci volessero dare uno sto. Ah, va bene. Allora, ho visto e quindi ho pensato, perfetto. Ah sì, sì, anch'io. E non sapevamo, altrimenti magari l'aspettavamo, però. E allora, in merito ai vini, sì, va detto che naturalmente i vini hanno una tradizione in Campania antichissima. I romani consideravano il Falerno il vino assolutamente più pregiato. Tutti gli autori latini parlano del Falerno come di un vino eccezionale che costava 4 volte più del vino normale, ma gli altri erano vini più scadenti, poi i romani non facevano bere le donne non potevano bere vino se non muslum, cioè un... Oggi si sono rifatti. Però il vino più scadente veniva dato per esempio quasi come alimento integrativo agli uomini che lavoravano nei campi, ma anche sulle navi, cioè i galeotti, lavori pesanti, gli schiavi in genere. Comunque la produzione del vino in Campania è continuata nei secoli e sempre anche il vino ha visto i suoi apporti. I vini aragonesi, per esempio il Catalanesca e tanti vini che ci hanno portato gli aragonesi esistono ancora nella zona vesuviana. Però è successa una cosa, i vini si sono fatti nel tempo, si sono elaborati in maniera un po' scadente, un po' così. E tant'è vero che... molti autori dell'Ottocento e primi del Novecento dicono che il vino era cattivo, che il vino era fatto male. Fortunatamente negli ultimi decenni la Campania ha, forse sull'esempio di altre regioni più acculturate sotto questo profilo, più lungimiranti sotto l'aspetto della produzione e della commercializzazione, hanno imparato a fare bene il vino. E quindi oggi ci sono vini ottimi, campani, che possono gareggiare con i migliori vini di tutta Italia e anche Francia, non ne parliamo. Ma voglio dire una cosa che non tutti sanno, che quando la fillossera distrusse tutti, questo intorno alla fine dell'Ottocento, tutti i vitigni europei, francesi perdettero tutti i loro vitigni eccetera, e sembrò la catastrofe, quindi per recuperare i vigneti
i vitigni furono innestati sulla vita su viti americane che erano immuni alla fillossera, e andarono avanti così. Però si è scoperta una cosa negli ultimi forse 10-20 anni, che i vitigni delle zone vulcaniche, quindi Campi Flegrei, Vesuvio e anche Sicilia, eccetera, non hanno mai avuto l'attacco della fillossera. Quindi si chiamano viti a piede franco perché sono i vitigni originali di prima della fillossera. E questa è una grande peculiarità, un pregio tutto campano, oltre che anche Sicilia e altre zone agricole. Assolutamente, però ecco, la modernità ci ha permesso di recuperare cose importanti come il falerno che citava lei, perché chiaramente era uno dei vitigni che abbiamo perso, ma che poi con gli studi sono riusciti un po' a rifarlo, e poi per ridargli di nuovo dignità, ecco, forse questo le potrebbe interessare, perché da qualche anno c'è il premio Falerno, no? Che si abbinano i romanzi, le belle storie come quello che appunto stiamo raccontando questa sera, ad una tipologia di falerno, per cui è una iniziativa questa bellissima che mi ha permesso di scoprire il falerno e di scoprire le sue storie, perché francamente poi se non si va in giro sui territori, non si vanno a provare le cose direttamente sui territori, questo non è possibile. E diciamo, questa idea uno se la fa con l'esperienza, perché una decina d'anni fa, 10-12 anni, non lo so, mi capitò di passare da San Daniele del Friuli. Adesso a voi cosa viene in mente San Daniele? Viene in mente il prosciutto, viene in mente il Tokai, per cui io mi fermai in questa prosciutteria. Spesi un capitale per un aperitivo, perché poi ci vesi assaggiare il prosciutto normale, prosciutto che ha riserva, il Tokai, il Pinot, perciò era importante il Tokai, i sottoli, i sottaceti. Alla fine facemmo un pranzo completo, e vi assicuro che girando qui per tutte le nostre gastronomie, per la grande distribuzione, io San Daniele così non l'ho provato, anche perché dopo hanno cominciato a imbrogliare, l'hanno fatto col Duroc, con i maiali danesi. Oggi c'è un grave scandalo che non ci fanno conoscere, che riguarda proprio il prosciutto di Parma, perché che cosa hanno fatto? Per avere l'ingrasso dei maiali in maniera più veloce, quindi risparmiare un mese sull'ingrasso dei maiali, il maiale mangia parecchio e quindi costa mantenerlo, che cosa hanno fatto? Si sono inventati questa cosa, che invece di utilizzare il maiale utile, quello che prevede il disciplinare, perché noi parliamo di prodotti a denominazione di origine protetta, quindi prosciutto di Parma, Langhirà e Langhirano, prosciutto San Daniele, culatello di Zibello, quindi tutti prodotti importanti, che adesso da due o tre anni se ne sono accorti, ma si parla che da più di 10 anni venissero fatto con questo maiale danese, e chi doveva controllare non controllava, per cui da giugno non si sta più marchiando il prosciutto di Parma, quindi fra un po' prosciutto di Parma DOP non lo troveremo più, se si riescono a mettere in regola, e ora siamo quasi a novembre e da giugno non si sta marchiando, noi avremo tutto prosciutto nazionale, quindi avremo il prosciutto di Parma, perché non lo possono mica buttare via, attenzione a quello che vi sto dicendo, perché il prosciutto è buono, buonissimo e non fa male, solo che loro hanno detto di vendere una cosa e ne vendevano un'altra, quindi abbiamo sempre un ottimo prosciutto, quindi però non lo dobbiamo pagare quei soldi, perché quei soldi e quella razza erano giustificati dal fatto di utilizzare dei maiali, delle cosce, perché poi lì parliamo soltanto di cosce. E in tutto questo poi c'è anche un esperimento che sta facendo l'Università di Napoli, la Federico II, che sta mandando delle cosce di maiali casertani, li sta mandando a Langhirano, perché abbiamo tutti questi giovani che vengono a Napoli a imparare a fare la pizza, e adesso finalmente stiamo mandando noi da Napoli o da Caserta qualcuno a Parma a imparare a fare il prosciutto, perché noi non abbiamo questa tradizione, ed è uno scambio molto bello. Noi qua non lo vogliamo fare il prosciutto, ci vogliamo tenere le nostre piccole produzioni, come per esempio la soppressa, ma io mi riferisco soprattutto al suino di razza casertana. Quando andate, signore belle, a fare la spesa, voi leggete dappertutto maiale nero casertano, pistacchio di Bronte.
con il mio gruppo di studio, che sono professori della Federico II, insomma un po' di gente che sta con la testa così sui libri, io mi occupo di fare il giornalista, quindi divulgo queste notizie. Che cosa più o meno abbiamo calcolato? Che per fare e portare a vendere tutto il pistacchio di Bronte che c'è in giro ci vorrebbero 3 Bronte, una sopra l'altra, come territorio. Il pistacchio di Bronte nasce ogni 2 anni, per cui un anno ci fa il pistacchio, l'anno dopo il campo si riposa e non genera pistacchio. Per fare tutto il maiale nero che trovate scritto in giro, ogni signora, ogni mamma, ogni nonna di Caserta si dovrebbe crescere il maialino nel giardino, e quindi può darsi che ce la faremo. Quindi non sono bugie, bisogna fare attenzione, perché se noi impariamo da qui, ma da tante altre cose che ci sono in giro, qual è il vero maiale nero casertano? Perché la parola maiale nero casertano dovrebbe nascondere che cosa? Il suino di razza casertana, ma ce n'è un altro che si chiama Duroc, che è tale e quale, ma non è il suino di razza casertana, è un'altra razza. Per cui se voi andate a chiedermi dai il maiale nero, io ti do il suino di razza casertana che costa l'ira di Dio, o ti do il Duroc che costa 4 soldi, tu mi hai chiesto maiale nero, io te lo sto dando, non ho commesso nessuna frode in commercio. Ma se noi andiamo a chiedere suino di razza casertana, tu mi devi dare il certificato di origine, la garanzia. Quando è che andate? No, signora, ce l'hanno, se le andate, li devono avere, ma non lo dico io, lo dice la legge dello Stato italiano. Lo dice la legge dello Stato italiano, non sono io, è l'ASL che fa i controlli, quindi io posso darle una notizia. Lei la vuol comprare o non lo vuol comprare, o si compra il Duroc. Diciamo, lei ha tutto il diritto. Quando andate a comprare la carne, quanti di voi comprano la Chianina? Quanti di voi comprano la Marchigiana? Che cosa sono questi? Sono dei nomi comuni dietro i quali, signora, lei è al posto giusto, perché in questo pub che ha una sede qui e una a Montechiaro vicino Sorrento si mangia benissimo. Io l'ho provato e non so se qua la fate, ve lo può dire Giovanotto, facevano una picagna fantastica una volta. C'è sempre, fatevi portare una picagna, io quando ho finito vengo a sede con voi e mi porto anche la dottoressa Yvonne e ci facciamo una bella mangiata. Stavamo dicendo una cosa importante, quindi quando andate a comprare la Chianina, quando andate a comprare la Marchigiana, quando andate a comprare questo tipo di carne, voi siete convinti che state comprando la razza, ma la razza non è questo. Questi sono i nomi del marketing. È come quando andate a comprare il cornetto Algida e l'Algida non esiste più da una vita, no? Perché l'azienda è l'Unilever. Poi è rimasto il nome perché c'è il marchio e noi ci ricordiamo questo della pubblicità. Lo stesso discorso è la carne. La razza tutelata si chiama vitellone dell'Appennino bianco centrale IGP. Poi vi dicono questa è la Chianina, marchigiana, scottone, eccetera. Lo sapete che le marchigiane le allevano pure a Benevento? Perché chiaramente c'è una cosa molto ampia. Allora perché questo discorso? Perché ieri si mangiava bene e Ivon ce l'ha raccontato, mi permetto di usare il nome perché insomma siamo fra amici, nel suo libro. Oggi si sta tornando indietro, ma domani dovete sapere queste cose per cercare di difendervi dalle frodi alimentari e mangiare come ci ha raccontato Ivon nel suo libro. Perciò, diciamo, sono piccole nozioni, ma importanti. L'Europa ci aiuta con queste DOP, con queste IGP, fra poco anche la colatura di Alice di Cedara diventerà DOP. Ma noi ci dobbiamo difendere andando a cercare i marchi, leggendo le etichette. Insomma, non siamo più come quei tempi lì che non sapevamo leggere e scrivere. Oggi lo sappiamo fare e possiamo mangiare bene. Ma infatti la Campania fortunatamente ha una serie di prodotti DOP, IGP, io li ho inseriti tutti, ma naturalmente ci auguriamo che aumenti il numero di questi prodotti tutelati e questi. La colatura è anche una cosa molto importante, deriva dal garum, è vero, che facevano, che i romani mettevano dappertutto. Certo, Apicio parla sempre del garum perché veniva utilizzato in quasi tutte le ricette al posto del sale, ma perché è proprio un potenziatore di sapore era. D'altra parte io ho scoperto che in Oriente esistono dei
delle salse di pesce che utilizzano molto frequentemente perché appunto aumenta il sapore, però non sempre è gradevolissima, devo dire, la colatura è già una cosa eccezionale. Comunque, in merito alle frodi, volevo dire, sì, ripetere forse che il discorso delle frodi alimentari è molto sottile, molto ambiguo, molto latente dovunque, quindi noi ci dobbiamo guardare a due cose: dalle frodi alimentari e dalle agromafie. In merito, infatti, quando durante una delle presentazioni di questo libro io chiesi al magistrato Franco Roberti, che era il pool dell'antimafia, di parlare delle agromafie proprio perché sapevo che era un argomento a lui naturalmente familiare, e appunto molto bene ci chiarì tanti punti su questa cosa che purtroppo non sempre ci sono noti, questa è la verità. Al di là dell'aspetto diciamo gastronomico attuale, il lavoro che ha fatto Yvonne è ideologicamente molto importante, perché recupera informazioni, elementi culturali e della tradizione che sono fondamentali per riconoscere la nostra storia. Quindi, al di là dell'aspetto bello, non è un libro di ricette, insomma, questo per intenderci, è un libro che recupera la nostra cultura e il nostro modo di mangiare, che è anche il nostro modo di vivere. Quindi è importante apprezzare il lavoro che ha fatto Yvonne e che dobbiamo fare un po' tutti per riconoscere attraverso la cultura la nostra storia. Bene, Yvonne, tieni. Non ho seguito il discorso perché l'amica è venuta a salutarmi. No, non è un libro di ricette, è un libro di storia dell'alimentazione attraverso la storia di Napoli, perché naturalmente poi la storia di Napoli la conosciamo tutti, ma non la conosciamo neanche. E allora ho pensato utile andare di pari passo appunto la storia dei prodotti, quando sono arrivati a noi, attraverso quali dominazioni, attraverso quali eventi storico-politici, e come poi si sono affermati e sono arrivati a diventare le eccellenze che sono. Vabbè, se volete leggete il libro. La signora che è venuta a salutarmi mi ha detto una cosa bellissima, ha detto: lei ha il libro, cioè io l'ho letto tutto, poi ogni tanto lo consulto perché è utilissimo per tante cose. Io la ringrazio, gliel'avrei voluto far dire ad alta voce, ma è scappata, grazie.